Questa è proprio un'espressione di preoccupazione, quindi fa sempre parte della paura. Benvenuti in questa analisi video. Oggi andiamo ad analizzare Giorgia Meloni. Chi sono io per fare questa analisi? Mi chiamo Sonny Zonon, su questo canale parlo di microespressioni facciali, di linguaggio del corpo e se ti interessa sapere in che modo queste cose sono attendibili oppure no, ho fatto tanti video su questo canale in cui spiego la parte scientifica che c'è dietro, spiego la parte meno scientifica che c'è dietro. Io faccio sempre una premessa prima dei miei video, ma essendo questo un video che parla di politica, ha bisogno di una premessa molto più grande. Su questo canale non mi interessa fare politica, ma quello che andremo a fare sarà analizzare le emozioni di Giorgia Meloni durante questo discorso. Quindi noi potremo vedere se sarà felice, triste, arrabbiata, non potremo sapere i suoi pensieri. Come sempre mi fa piacere discuterne insieme nei commenti, ma cerchiamo di lasciare da parte la parte politica e discutere solo le emozioni oggettive che riusciamo a vedere. Prima di cominciare col video vero e proprio, ci tengo a dire un'ultima cosa: ho aperto un profilo Instagram dedicato per questo canale, si chiama detective.skills e se volete scambiare due chiacchiere, potete farlo lì. Se avete qualcosa da chiedermi, fatelo pure lì. Io rispondo a tutti, come avete visto anche qua su YouTube, cerco di rispondere a tutti i commenti sensati. E ho iniziato anche a pubblicare qualche contenuto leggermente diverso da quello che trovate qua su YouTube, quindi è un modo un po' anche per integrare. Se vi interessa, è il link in descrizione. Ok, quindi la prima reazione, ovviamente, lei è lì per fare il suo discorso e cantano Bella Ciao. Vediamo lei cosa sta provando. La prima cosa che possiamo vedere qua è lei che ha la testa china, inizia a sentire il canto, la alza e cosa fa? Prende i microfoni e li abbassa. Notiamo la decisione con cui abbassa i microfoni, ok? E mentre abbassa i microfoni, stringe leggermente anche le labbra e fa un pochino di rabbia, che ci sta anche con l'intensità con cui abbassa i microfoni. Voglio vedere te, al di là del tuo partito politico, se ti cantano, diciamo, la canzone nel partito opposto, tra virgolette, ovviamente, un po' ti dà fastidio. Si sistema i capelli, sistemarsi i capelli potrebbe essere un segnale di stress, ok, in questo contesto. Questa smorfia che abbiamo visto adesso potrebbe essere un segnale di stress, potrebbe essere anche semplicemente che dava fastidio al naso. Si lecca le labbra. Leccarsi le labbra è un segnale che può essere sia piacere che stress. Vedo qualcuno che mi piace, dico qualcosa che mi piace, faccio il linguino, ok? Si chiama così, però appunto sono anche stressato, ho le labbra secche e quindi mi passo la lingua sulle labbra. In questo caso, avendo visto dei segnali di stress prima, ci sta che questo sia un ulteriore segnale di stress. Tutti questi segnali di stress che vengono chiamati manipolatori, ok? Non perché manipolano, ma perché di solito coinvolgono le mani. Da soli non ci dicono niente, però vedete come nei momenti in cui ne vedo tre di seguito, ok, probabilmente sì, sta provando un po' di stress. Quando dico che sta provando stress, non possiamo sapere l'intensità dello stress. Un segnale tipo questo lo puoi vedere in una persona che magari è stressatissima, in una persona invece che magari è un pochino stressata, un pochino a disagio. Qui cos'è che fa? Alza l'angolo interno delle sopracciglia, si vede bene perché, anche se non è zoomata molto la faccia, ma si formano delle rughe nella zona centrale della fronte, solo nella zona centrale, non sono orizzontali su tutta la fronte come se alzasse entrambe le sopracciglia, ma sono più centrali in questo modo, vedete? Solo nella parte in centro. Ora io sto aggiungendo anche un po' le sopracciglia che si avvicinano, non sto facendo solo la parte centrale, però il concetto è lo stesso. Ecco, ora ha fatto tante cose di seguito. La prima, che è questo movimento delle labbra, è un disprezzo. È partito come un disprezzo perché l'ha fatto solo da una parte, per poi farlo da entrambe le parti. Se prima l'emozione era disprezzo, adesso il farlo da entrambe le parti potrebbe essere un suo modo per camuffare l'emozione. Fare semplicemente così non ha un significato, ma è una cosa che fai consapevolmente. Perché attenzione, quello che noi stiamo cercando sono le emozioni che avvengono rapidamente proprio perché più sono veloci, più sono inconsapevoli e quindi più sono autentiche. Adesso fa un'altra cosa. Fa così. Stringe molto le labbra. Sono strette tra di loro e c'è anche proprio il mento che è bello pronunciato perché aiuta a spingere il labbro superiore verso l'alto. Questo è molto tipico della rabbia trattenuta o controllata. Perché? Perché tu appunto vorresti dire qualcosa ma non lo fai e ti trattieni e quindi
stringi, no? Un po' come se le parole volessero uscire. Poi lei gonfia anche le guance. E adesso invece sta facendo la rabbia, ma in un altro modo, non con le labbra che si stringono, ma che si assottigliano. Questo è un altro modo di fare rabbia. Ce lo dice il fatto che comunque ha anche un po' di tensione sotto l'occhio, che si vede dalla palpebra inferiore che copre un pochino la pupilla, e questo ci aiuta a dire che è rabbia, perché per la rabbia, per essere sicuri, dobbiamo vederla sia sopra che sotto. Se la vediamo solo sopra o solo sotto, potrebbe essere tantissime altre cose. Adesso ha fatto un sorriso e ha rifatto la tristezza. E si vede proprio la variazione, perché anche lo zigomo un pochino si alza. Quindi ha fatto felicità in questo momento e poi di nuovo ha alzato le sopracciglia in tristezza. Questa felicità, attenzione, che il fatto che lei possa fare felicità non significa che sia felice del tipo contenta che le stiano facendo questo coro, ok? Felicità la puoi anche mostrare se ti viene da ridere, no? O quindi magari se hai pensato qualcosa di divertente, magari ti fanno ridere queste persone che hai davanti, ci sono tanti motivi. Poi aggiunge la tristezza. E qui ha proprio uno scatto, no? In cui decide di finalmente iniziare a parlare. Prima di parlare, cos'è che fa? Prende il respiro e tende gli angoli esterni delle labbra, e quella è tensione barra paura, poco prima di parlare. Ci sta anche perché stai per dire, insomma, hai appena preso posizione, stai per dire la tua, e quindi è un attimo tesa prima di farlo. Vedete quante emozioni facciamo una di seguito all'altra? Noi non è che siamo felici, poi dopo un po' tristi, noi siamo tristi, felici, rabbia, paura, sorpresa, uno di seguito all'altro. Dunque, buongiorno a tutti, grazie, ringrazio. Anche nel dire grazie ha tenuto la tensione, ce l'ha anche qua, ok? La vedi proprio dalle labbra, è quasi come fosse un taglio fatto col coltello sul legno. Qua si vede sia dalle labbra che dalle sopracciglia, perché sono alzate, ma non tanto come se fossero alzate del tutto, quindi sono un pochino alzate, ma a metà. Questa è proprio un'espressione di preoccupazione, ok? Quindi fa sempre parte della paura. Tensione qua, tensione qua. Forse anche un po' nell'occhio, però la realtà è che non lo vedo così bene, però comunque ci bastano questi due dettagli. Generale Maurizio Landini, ringrazio. Adesso tutti questi gesti che sta aggiungendo con le mani sono sempre gesti manipolatori che ci stanno perché fanno parte dello stress collegato alla paura che abbiamo visto prima, no? Microfoni, colletto, giacca. Dunque, buongiorno a tutti, grazie. Ringrazio il segretario generale Maurizio Landini, ringrazio tutta la CGIL dell'invito, ringrazio anche chi mi contesta. Qui ha fatto appunto di nuovo il linguino, sempre per stress in questo caso. Dopo aver detto ringrazio anche, quindi con le labbra, ha stretto le sopracciglia, ok? Quindi per rabbia. Eccolo qua, vedi, questo frame, questo è proprio un bellissimo frame di rabbia. Questa è proprio rabbia vera e pura. Perché ci sono le sopracciglia, ci sono le labbra, c'è anche l'occhio. Chi mi contesta? Chi mi contesta in questo caso assomiglia alla rabbia di prima, ma è un pochino diversa, perché è tristezza. Qui ci sono gli angoli esterni delle labbra che vanno verso il basso, ma ci sono le labbra che stringono come nella rabbia di prima, ma con uno scopo diverso, perché qui è per controllare quella tristezza. Disprezzo, sempre il labbro. In alcuni casi anche con degli slogan che ho letto dalle agenzie. Adesso è interessante perché fa ho letto e alza un po' le sopracciglia. Questo è un caso, secondo me è interessante da notare, perché alzare le sopracciglia potrebbe far parte della sorpresa e potrebbe esserlo, ma potrebbe anche non esserlo, perché a volte per alzare le sopracciglia è una cosa che usiamo come segno di interpunzione, ok? Per sottolineare una frase a cui diamo importanza. Quindi in questo caso non possiamo saperlo, bisognerebbe vedere se lei alza molto le sopracciglia quando parla oppure no. Efficaci? Con efficaci lei è proprio partito il braccio. Questo è carino, perché questo è quello che
che si chiama un lapsus gestuale. Cos'è un lapsus gestuale? Un lapsus gestuale è quando noi vorremmo fare un gesto più ampio, ma ci viene un lapsus e quindi ne facciamo metà inconsapevolmente. Però quella metà, che ci parte automaticamente, è lo stesso significato del gesto più ampio. Se ad esempio faccio, alzo le braccia, tipo, boh, lo alzo solo da una parte. Se io vorrei alzare le spalle per dire non lo so, alzo solo da una parte. Quindi questo braccio che le parte così è un lapsus gestuale. Di cosa? Penso di questo gesto qui, quindi del boh, non lo so, ma, ok? Però non ne sono sicuro. La cosa che mi interessa è notare quanto quel movimento sia stato proprio uno spasmo praticamente, una cosa che va e viene, ok? Se provi a farlo consapevolmente non ti viene bene come l'ha fatto lei. Questo ci dice che è proprio un segnale spontaneo e naturale. Però facciamo attenzione che questo movimento del braccio, se lei dovesse avere magari un prurito alla giacca, allora sì, potresti farlo uguale e quindi dobbiamo fare attenzione. Ecco perché quando guardiamo il corpo, le informazioni che prendiamo dobbiamo prendere come indizi e ci servono più indizi per confermarci una cosa. Quando guardiamo invece le microespressioni, quindi le emozioni molto veloci sul viso, se noi vediamo i segnali di tristezza sappiamo che quella è tristezza. Efficaci. Adesso lei ha stretto un pochino le sopracciglia e le palpebre dicendo efficaci. Questo potrebbe assomigliare alla rabbia, ma in realtà è un modo di mettere a fuoco un'immagine, pensare chiaramente a qualcosa. Dita, slogan efficace. Ha fatto di nuovo rabbia. Anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica. Allora, qui ha fatto paura molte volte, sempre collegata a tanti segnali di stress. E poi anche questa faccia, questa è una faccia preoccupata. Si vede dalle labbra, si vede dalla parte superiore della fronte, ok? Che è alzata ma è anche un po' tesa, soprattutto anche perché guarda in basso. E poi dicendo, sapendo che la Chiara Ferragni è una metalmeccanica, si passa la mano sul naso. Passarsi la mano sul naso può non essere niente, anche perché lei fa proprio il suono di tirare su col naso, e che ci fa pensare che quella prima volta che abbiamo visto lei che faceva così, sì, magari ha un po' di prurito al naso. È vero che quando siamo molto emozionati, proviamo una forte emozione, quindi non emozionati nel senso oh che bello, ma proviamo una forte emozione, siccome c'è il tessuto rettile nel naso, passa molto più sangue, quindi è più facile che ci pruda. Quindi questo vale anche per la prima parte. E non ho voluto rinunciare banalmente. Rabbia. Ci sta che faccia tante volte rabbia. Segno di rispetto. Lei fa tante volte rabbia e paura. Perché? Perché hai appena avuto il pubblico che ti canta la canzone, non è che fai rabbia una volta e poi sei a posto, no. La rabbia, come la paura, la tensione, tutte queste emozioni, sono emozioni che hanno dei picchi. Quindi io ogni tanto sono arrabbiato. Un po' come quando c'è quella cosa a cui non vuoi pensare, che però ti torna, no? E ti prende a schiaffi e poi va via. Torna e va via, ok? In questo modo funzionano le emozioni, molte delle emozioni. E in questo caso lei ha questa rabbia che torna. La rabbia, ad esempio, non puoi provare rabbia fissa, sempre. No, ti esplode il cuore. Hai bisogno di provarla a picchi distanziati. Siamo arrivati quasi a 9.000 iscritti al canale. Devo dire che i 10.000 iscritti erano un traguardo che vedevo molto distante nel tempo e invece adesso è enormemente vicino. E quindi vi ringrazio del supporto, sono contento che a tanti di voi stia piacendo il canale, piacciono questi contenuti, io continuerò a portarveli. E grazie anche per i video che mi suggerite, tipo questo. Sto cercando di scegliere quelli più interessanti, poi magari per tutti quelli minori li raggrupperò tutti insieme in un unico video, magari farò un video dove analizzerò tante cose diverse, vediamo. Per il video di oggi è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video.